Passo. È un primo passo perché bisogna capire l'attuazione del provvedimento nei suoi aspetti normativi, nei suoi aspetti anche finanziari. È un primo passo, no, ma si sarà capito sia dall'andamento dei lavori che dagli interventi che è un passo che ha visto la collaborazione ampia del Parlamento e è una prima risposta all'emergenza del nostro Paese e a ciò che è accaduto a Parigi. Mi sembra anche, e termino Presidente, una buona maniera per finire i lavori di quest'anno della Camera e magari un invito a proseguire su questa strada l'anno prossimo. Grazie. La ringrazio, onorevole Lacci. Si associa a queste considerazioni anche il Governo, che in questa fase non può intervenire. Colleghi, vi pregherei di prendere posto. Ne approfitto, visto che, salvo imprevisti, questo sarà l'ultimo voto che facciamo prima dell'anno e quindi prima della pausa per le festività, credo che potete unirvi a me nel ringraziare coloro che ci hanno garantito anche quest'anno di poter lavorare nel migliore dei modi, e quindi gli assistenti parlamentari, i tecnici, gli stenografi, i segretari parlamentari, i documentaristi, i consiglieri, ma credo più in generale tutto il personale della Camera, che anche fuori di quest'Aula garantisce a noi di poter lavorare davvero nelle migliori condizioni. E credo che sia anche l'occasione per rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri e soprattutto un po' di serenità per iniziare nel modo migliore e più efficace l'anno prossimo. Grazie, e a questo punto indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2093B, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. La votazione è aperta. Chi è che non riesce a votare? Carbone, Misiani. Onorevole De Maria. Bene, altri colleghi? Ferraresi. Gasparrini. Ok. Ferraresi, ok? Altri? La votazione è chiusa. Presenti 412, votanti 301, astenuti 111, maggioranza 151. Favorevoli.